Gentili amici ascoltatori, ciao da Alberto Fiano qui su Radio Roma Sport. Ecco l'immancabile appuntamento con il punto sulla Roma dopo Fiorentina-Roma del 5 novembre, ovviamente corrente anno. Che dire, era una trasferta molto temuta questa del Franchi. Primo perché campo ostico e secondo poiché veniva dopo il grande dispendio di energie psicofisiche profuse con il Chelsea nella grandissima notte dell'Olimpico dove la Roma ha schiantato i campioni d'Inghilterra. E un primo tempo davvero rocambolesco, poiché si finisce 2-2, pieno di ribaltamenti, di emozioni, di gol, dove i giallorossi purtroppo però evidenziano troppe amnesie difensive, pur giocando un buon calcio offensivo. Ma per fortuna nella seconda parte di gioco si rivede nella fase difensiva la Roma ammirata fino all'ultima gara appunto col Chelsea, che però mantiene sempre una grande efficacia offensiva e che la porta a vincere con merito la contesa su questo difficile campo. Una partita che la Roma si aggiudica per 4-2 e anche i numeri dicono che questo è un successo meritato. Infatti 52% di possesso palla contro il 48% degli avversari, 21 tiri in porta contro 16 di Viola, 19 punizioni conquistate contro solo 10 della Fiorentina, 9 corner contro 6, insomma dei dati tangibili che si commentano da soli. E parlando sempre di numeri, registriamo anche i primi due gol ufficiali di un redivivo Gerson in maglia giallorossa. Era solo da aspettarlo questo ragazzo, ovviamente 18 anni, ora ce n'ha 19, ma Di Francesco evidentemente ha saputo toccare le corde giuste di questo ragazzo che veniva definito in Brasile come un astro nascente e oggi ha fatto vedere che forse a dispetto degli scettici i 16 milioni di euro che Sabatini investì su di lui non sono poi da considerarsi troppo diciamo eccessivi. La Roma comunque ha dimostrato ancora una volta a livello caratteriale una grande ambizione, una grande fame e compattezza di gruppo. E il campo anche appesantito ha reso ancora più difficile l'impresa della Roma che veniva da quattro giorni prima da un grande dispendio energetico come abbiamo detto, mentre la Fiorentina invece aveva potuto preparare tutta la settimana questa importante gara, ma la Roma poi soprattutto nella ripresa ha preso le misure alla squadra viola che nel primo tempo l'ha messo in molte difficoltà. Alisson protagonista di una grandissima doppia parata con l'aiuto anche del palo che poteva essere il 3-2 della Fiorentina a fine primo tempo, ma anche qui l'estremo portiere Carioca brasiliano si supera e salva la Roma. Nella ripresa non corre nessun rischio, la Roma fa sua legittimamente la partita, impone il suo maggior tasso tecnico, la sua maggior voglia di vincere, si ricompatta in difesa. Evidentemente nell'intervallo mister Eusebio Di Francesco ha come dire, portato i correttivi giusti al dispositivo tattico della Roma e fa sua la partita con grande tenacia. E trova il 3-2 con un colpo di testa anche un po' fortuito di Manolas proprio sotto i 3.000 tifosi giallorossi eroici sotto il diluvio lì a incitare la Roma e controlla poi il ritorno della Fiorentina, cosa che nel primo tempo non aveva fatto, e poi la chiude con una ripartenza letale micidiale con una gran giocata in verticale di Lainguolan per Perotti, da poco entrato ad El Shaarawy, che a tu per tu con Sportiello lo fulmina per il 4-2 all'88esimo e di fatto fa gioco partita incontro per la Roma. Ora c'è la sosta e dopo la sosta si riprenderà con il derby. La Roma ora è a 5 punti dal Napoli, oggi fermato sul pareggio dal Verona, a 3 punti dall'Inter, ha una gara in meno e quindi qualora dovesse vincere il difficile recupero con la Sampdoria di Giampaolo, attualmente autentica rivelazione di questo campionato, si porterebbe a 30 punti, ossia pari all'Inter e a 2 punti dalla capolista Napoli. Quindi una stagione ancora tutta da vivere con grandi emozioni e adrenalina. Partirà con il 18 novembre con il derby, non serve aggiungere altro, una gara che non si deve giocare, una gara che si deve vincere ad ogni costo.
Ora c'è la sosta, molti nazionali andranno con le rispettive rappresentative, speriamo che non ci siano infortuni, tocchiamo ferro e facciamo i debiti scongiuri, ovviamente. E niente, siamo contenti, questa Roma c'è, Di Francesco sta facendo un ottimo lavoro, la squadra lo segue, significativo anche l'abbraccio di tutta la panchina con l'11 in campo, con Gerson dopo il raddoppio della Roma, quindi segno tangibile che il gruppo c'è, quindi quando il gruppo è così unito nessun traguardo deve essere precluso. E niente, ho detto tutto, veramente vi auguro una buona settimana. E chiudo con l'immancabile dai Roma dai, ovviamente, con i saluti di rito e di piacere al mio amico Roberto De Angelis di Stap Radio e Aerei di Radio 1, con cui abbiamo la partnership. E mando poi i saluti a tutti a voi ascoltatori e vi do appuntamento per i prossimi post partita della Roma, sempre qui su Radio Roma Sport con Alberto Fiano. Ciao a tutti e sempre Forza Roma!